Fratelli, siamo chiamati a seguire Cristo, siamo chiamati nella Chiesa. Dio ha mandato il suo figlio Gesù Cristo alla tua vita, alla mia vita, lo sta mandando adesso, oggi. Lo sguardo di Cristo appare 3 volte, una volta verso quelli che erano attorno a lui e poi proprio in faccia, dice, a Pietro e ai discepoli. Cioè, lo sguardo, questo sguardo intenso, questo sguardo che sembra una saetta di misericordia e di amore, capace di polverizzare la menzogna e l'ipocrisia. Questo sguardo d'amore di Cristo si è posato su di noi, come si è posato su Matteo, come si è posato su Pietro, Giacomo, Giovanni, Mattia, Giuda, si è posato su di te e ti ha chiamato a una vita nuova. Troppe volte ascoltiamo anche i sacerdoti, suore, missionari, non so che, dico anch'io, no? Costantemente centrati su se stessi, su ciò che loro fanno, che loro hanno fatto l'opzione per i poveri, io ho cercato il Signore, e si vede da lontano anche una certa pesantezza nelle parrocchie, per esempio. E quanti parroci sono tristi, sanno una parrocchia, esigono dai parrocchiani, ma questo vale per una madre, per un padre, per un apostolo, per un cristiano. Come va? Come va? Che in fondo questi atteggiamenti del cuore, queste attitudini dell'anima, questo che noi abbiamo, perché viviamo la vocazione e la chiamata centrando tutto su noi stessi e sulla nostra risposta, cioè sottolineando, enfatizzando la nostra risposta e rimpicciolendo sempre di più, rendendola quasi impercettibile, la sua chiamata, il potere della sua chiamata. Ecco, tutto questo è rivelato nelle parole di Pietro di oggi. Gesù, maestro, hai detto delle cose bellissime, che nulla è impossibile a Dio, quindi noi facciamo parte di questi. Chi si salverà? Felicissimo che ricco si salvi, no? Ma coraggio, dice, perché quello che è impossibile presso gli uomini è possibile presso Dio. Punto. Entra Pietro. Come dire, Signore, impossibile agli uomini, certo, ma e questo è il cuore nostro, vale per qualsiasi chiamata, anche concreta, quotidiana, che è la chiamata a entrare in quella metropolitana pienissima per compiere la volontà di Dio, la chiamata ad andare a scuola, la chiamata ad andare al lavoro, la chiamata che è una malattia, che è un problema, che è un licenziamento, che è una situazione difficile, la chiamata che è la relazione con quel collega di lavoro, la relazione col vicino di casa, col parroco, col viceparroco, col vescovo, la chiamata che è vivere con te, con la tua debolezza. Noi possiamo vivere questo nella carne, come ancora stava succedendo a Pietro. E parla a nome di tutti, Se noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, io ho lasciato tutto, con questo ho detto tutto. Che cosa? Tu forse non hai capito come funzionano le cose qua. Io e te non abbiamo capito niente. Sei parroco da tanti anni e forse non hai capito niente. O hai capito ben poco. O forse stai rifiutando. O forse l'hai dimenticato. È tutto diverso, è tutta un'altra cosa. Sai che cosa c'è? Che quando io sono passato e ti ho trovato lì, come dice la storia di Israele, il profeta Ezechiele al capitolo 16, tu ti stavi dibattendo nel sangue. Eri nata e nessuno ha avuto cura di te. Facevi là. Schifo, sporca, nessuno ti aveva lavato appena nato. Eri un non popolo, eri niente, eri nulla, capisci? E io ti ho amato di amore eterno, ti ho amato di un amore gratuito, ti ho amato di un amore del quale tu non avevi diritto. Perché di fronte alla situazione oggettiva, reale, come può essere la mia storia per esempio, io e tu abbiamo reagito con un veleno, con un orgoglio, con la superbia della vita, che dice San Giovanni nella sua lettera. Cioè lo sguardo torbo, lo sguardo sporco, lo sguardo inquinato dalla menzogna, lo sguardo che è incapace di vedere l'amore di Dio nella sua vita. Per questo ha una superbia, non può accettare quello che avviene, non può accettare la debolezza dell'altro. Non hai discernimento e non puoi vedere nella storia i tratti delicati e dolci dell'amore infinito di Dio per te, o per i tuoi figli, o per la tua famiglia. Non lo puoi vedere, vivi stoltamente. Perché l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, è la radice della incredulità, è la radice della mormorazione. O meglio, impedisco a Dio di entrare nella mia vita e condurla verso la pace, verso la gioia, verso la pienezza, verso il compimento. E se Dio non compie la mia vita, non è compiuto il mio fidanzamento, non è compiuto il mio matrimonio, non sono compiuti i miei studi, non è compiuta la mia vecchiaia. Non è compiuta ogni situazione che sono chiamato a vivere, nella malattia, nella solitudine, nella gita con gli amici, nella domenica pomeriggio con i parenti, né nulla, né rapporto con i figli, né... è tutto incompiuto, è tutto molto meno che metà, è tutto lasciato lì, frustrato, abortito. Allora il Signore oggi viene per liberarci, cieco. Sei ancora attaccato alle tue cose, come il popolo di Israele, sei uscito dall'Egitto, ma hai ancora Egitto nel cuore, hai ancora te, il tuo ego dentro. Per questo guardi sempre dietro, per questo fai sempre i conti con la tua vita, per questo non sei felice, sei triste come quel giovane che Vangelo di ieri, ma stai lontano anni luce dal Regno dei Cieli. Non perché il Regno dei Cieli non sia a un secondo da te, a un passo da te, ma perché tu, il tuo cuore, è lontano, mille miglia. E allora dice, chi mi vuole seguire, rinneghi se stesso. Se non rinneghi te stesso,
non stai seguendo a Cristo. Per quanto stai in missione, per quanto sei prete, per quanto sei prete da 50 anni, forse non hai mai seguito veramente Cristo. Ma no, ti dice amore mio, no, Pietro, non è così. Ricordati dove stavi e ricordati quello che ho fatto. La chiamata è una liberazione, è una Pasqua. La vocazione è essenzialmente, fondamentalmente, cioè nel senso che come fondamento è una Pasqua. E che nella chiamata io l'abbia colto al punto di farlo lasciare nelle mie mani famiglia, casa, lavoro, campi, che non abbia ricevuto il centuplo in famiglia, campi, case, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Non ce n'è uno. Quando Cristo prende la tua vita, la prende per moltiplicarla, come ha preso quei 5 pani e 2 pesci, fratelli carissimi. Che cosa sono per stamare tanta gente? Che cos'è quello che tu sei, la tua storia, i tuoi difetti, le tue debolezze, e questi 5 pani e questi 2 pesci, la tua famiglia, i tuoi figli, la tua casa, il tuo lavoro, 5 pani e 2 pesci. Tra l'altro ci sono attaccato, c'ho il mio cuore lì, mi sto idolatrando. Che cosa sono per sfamare tutte le persone alle quali mi vuoi mandare facendomi cristiano? Questo che io ho per amare le persone, per annunciare il tuo amore con la mia vita, per perdonare il collega di lavoro, per aprirmi alla vita, non è niente, non ce la faccio, non posso. Dammelo, questa è la chiamata del Signore. Dammi quello che hai, dammelo e te lo restituisco moltiplicato. Dentro una libertà sconosciuta all'uomo, un amore sconosciuto. Due fidanzati possono amarsi nella libertà, possono imparare ad amarsi liberamente. Non mi chiami per 2 giorni perché stai male, perché io non muoio, perché Cristo mi dà motivata la tua vita. Sì, in una libertà, in una purezza, in un rispetto, in una castità, in una onestà, in una prudenza, in un pudore, l'apertura all'altro così com'è. Sconosciuti, e questa è la moltiplicazione. La tua ragazza diventerà 100 ragazze, tua moglie diventerà 100 mogli, non nel senso dell'arem, ma nel senso vero, che tu amerai e accoglierai nel tuo cuore tutte 100 le possibilità nelle quali si convertirà tua moglie durante i giorni. 100 mogli, 100 mariti, non questo marito con il quale ti sei sposato e che tu vuoi che diventi quello che tu hai idealmente pensato e costantemente cerchi di portare a quella forma di essere. No! 100! Dagli il tuo marito, dagli il tuo fidanzato, dagli la tua fidanzata, dagli i tuoi figli, dagli tua moglie, dagli il tuo lavoro e sarà moltiplicato in te, te lo darà moltiplicato. Cioè tu potrai posarti ogni giorno con tuo marito così come sarà ogni giorno. 100 modi diversi di essere tuo marito, 100 modi diversi di amarlo, 100 modi diversi di amare tua moglie, i tuoi figli. E questo nel fidanzamento si impara e poi il lavoro. E per questo ogni vocazione, ogni chiamata è un cammino di fede. Ogni sequela di Cristo, ogni seguire Cristo è un cammino di conversione, è un'iniziazione cristiana permanente durante tutta la vita, è un cammino di liberazione, un cammino pasquale, cioè una vita nuova che sorge in noi. Per questo gli ultimi saranno i primi, è tutto rovesciato. Chi conosce Cristo, chi vive con Lui, chi cammina con Lui in una comunità cristiana, comprende che è tutto diverso, che i criteri del mondo sono completamente rovesciati. Tu guardi le cose dal basso all'alto e non dall'alto al basso, non in maniera superba, sono in maniera umile, umiliata, lo guardi dalla verità. E la verità qual è? Che Cristo si è fatto l'ultimo, perché tutti sono ultimi, perché tutti sono piccoli e tutti sono poveri, tutti sono mendicanti. E il primo passo della liberazione è renderti quello che tu sei, toglierti gli orpelli, toglierti tutte le zavorre, tutta l'ipocrisia, questo lievi dei farisei che è l'ipocrisia, che è l'attaccamento al denaro, che ti fa vivere tutto con una doppia vita falsa, di chi è attaccato al pane, al denaro, di chi fa addirittura dei miracoli di Dio un idolo. Per questo ogni giorno dobbiamo essere spogliati, ogni giorno il Signore viene a spogliare la nostra vita, a farci nudi, perché se si fa ultimo, che trascina tutti a essere primi. Primi dove? Nel cuore di Dio. Avere il cuore di Cristo, avere il suo sguardo sulla vita, avere la sua pace, avere la sua pienezza di vita. Gustare ogni giorno, proprio perché sei ultimo, proprio nel posto più lontano dal cielo, il posto più vicino al cuore del Padre. Perché è dove Cristo e noi in Lui.